La lettera è indirizzata al prefetto, alla regione, alla provincia e ai parlamentari bresciani e chiede espressamente che non si ripetano più le chiusure a singhiozzo degli uffici postali avvenute in molti comuni della Valle Camonica nell'ultimo periodo. Quanto accaduto durante le festività natalizie è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La posizione comune delle amministrazioni locali è espressa dal presidente della comunità montana. Il problema è conosciuto da tempo, nel senso che soprattutto per i piccoli centri di montagna questi servizi alla base di pochi utenti o comunque di utenti presenti non durante tutto l'anno ma solo in alcuni periodi creano una serie di difficoltà. Purtroppo la riduzione dei costi che tutti oggi dobbiamo operare impone anche una certa revisione dei servizi. È chiaro comunque che noi come Valle Camonica, soprattutto all'interno di quei paesi che oggi le poste stanno mettendo in discussione per l'apertura di un servizio come quello postale, sul quale è irrinunciabile per un amministratore non chiedere che venga fatto. Quindi è possibile un'azione sinergica tra diversi uffici di diversi paesi? È quello che dobbiamo cercare di fare. Noi dobbiamo cercare di fare più sistema come realtà dei comuni della Valle Camonica, perché in quasi tutti i casi le poste stanno all'interno dei comuni, di edifici di proprietà comunale con affitti calmierati, ed è chiaro che se si tratta solo un punto alla volta non si va da nessuna parte. Una valle che si muove insieme per riuscire con le poste a trovare un punto di incontro in un periodo comunque che qualche difficoltà è presente per tutti, ma alcuni servizi per noi sono irrinunciabili.